Mi è cosa grata ogni tanto ritrovarmi con voi in un video parlato per avere l'occasione di spiegarvi qual è il punto dell'attività del canale, insomma, in modo che sappiate cosa si muove, cosa sta succedendo. Ho aperto un nuovo canale che si chiama Leggo per voi Walter Zanardi e in questo sto postando alcune cose. Mi piaceva dare una connotazione a tutti e due, però nel momento di transizione in cui soltanto ancora poche persone si sono iscritte al nuovo canale, insomma, attualmente ci sono 650 iscritti nel nuovo canale contro gli oltre 18.000 dell'altro canale. Questo vuol dire che un video che viene postato nel nuovo canale probabilmente farà un decimo, anche meno, delle visualizzazioni che fa nell'altro. Non che mi interessino molto le visualizzazioni, insomma, cioè interessano perché quando si fa qualcosa che richiede fatica, al di là di guadagni che non ci sono, si ha almeno o si desidera almeno la gratificazione che questo qualcosa venga visto, venga utilizzato, venga usato, no? Soprattutto quando si ritiene che questo qualcosa possa dare qualcosa di utile a chi lo guarda, non soltanto dello spasso così, insomma, non soltanto il pretesto per una risata, ma anche il pretesto per una riflessione, insomma, no? Allora è chiaro che se tu sai che posti un video in un canale e hai una visualizzazione, posti il video nell'altro e ne hai 100, vai a postarlo probabilmente nel canale in cui hai più visualizzazioni, insomma. E questo succederà finché non vi iscrivete abbastanza nel nuovo canale, in modo tale che le probabilità, insomma, della visualizzazione di un video in uno rispetto all'altro siano più o meno, se non dico uguali, ma almeno confrontabili numericamente. Questo è anche uno dei motivi per cui ancora non so. Ma mi piacerebbe, per esempio, usare il nuovo canale per riproporre le grandi opere che ho letto, insomma, no? I grandi romanzi, mi riferisco a Dostoevskij, mi riferisco a Moby Dick, mi riferisco ai Promessi Sposi, ripostarli capitolo per capitolo, con una cadenza molto breve, nel senso, non so, di una puntata al giorno, in modo tale che se sono passati senza essere stati presi in considerazione in passato, magari possano essere ripresi in considerazione adesso e magari essere visti proprio sfruttando il fatto che vengono riproposti con una cadenza molto più rapida. Non so, dico una puntata al giorno per dare un'idea. L'altra intenzione, ma che è già un fatto, è che nel nuovo canale sto postando questi video, attualmente sto riproponendo i fratelli Karamazov, dopo averli ripassati, cioè dopo aver cercato di migliorare il più possibile la qualità audio del video stesso. Quindi, insomma, i video che sono già stati magari postati in passato e che potrebbero essere riproposti nel nuovo canale, saranno riproposti con un audio migliorato. Quello che verrà ripostato nel nuovo canale sarà ripostato o migliorato nell'audio oppure addirittura rifatto. Ci sono molti video che ho tolto nel vecchio, cioè nel canale principale, nel mio canale principale, perché sono decisamente inascoltabili, inguardabili e inascoltabili, riviste a posteriore. Quindi volevo approfittarne magari per quelle cose, per quelle opere che hanno un valore, insomma, di rileggerle e di migliorarle per quanto mi è possibile, per quanto è nelle mie capacità, e quindi di utilizzare il nuovo canale anche per riproporre questi lavori rifatti in questo caso completamente e migliorati. Nel nuovo canale, a parte la riproposizione di romanzi, di grandi romanzi in puntate ravvicinate e migliorate come audio, è quello di usarlo per, come dire, per sintetizzare altri lavori nuovi che vengono prodotti a puntate nel vecchio canale, nel mio canale principale, e condensarli magari in un unico video in modo tale da offrirli per una migliore fruizione, insomma, per una fruizione più facile. Mi riferisco a quei romanzi,
abbastanza brevi. Attualmente sto leggendo Nel mare ci sono i coccodrilli, che possono, una volta terminati, essere condensati magari in un unico video o al massimo in due video, come è successo, come può essere per esempio per l'altro romanzo che ho appena finito di leggere, cioè Le memorie di Adriano. Ecco, questi romanzi in un prossimo futuro ho intenzione di riproporli nel nuovo canale, magari condensati in un unico video o in due, quando non è possibile farlo in un video soltanto. Quindi anche questo è un uso che vorrei fare del nuovo canale. Nel vecchio canale continuerò a riproporre racconti e poesia e romanzi. Allora, recentemente, diciamo, ho portato a termine due opere che a me sembrano abbastanza importanti, insomma, la lettura integrale delle Memorie di Adriano della Jörsen Aar, e poi la lettura integrale di Patrimonio di Philip Roth. Sono due opere che a me piacciono molto. Beh, delle Memorie di Adriano non parlo perché è molto conosciuto. Patrimonio per me, insomma, è un grande libro perché affronta un tema che sempre per me è importante, ed è quello del rapporto tra padri e figli, l'eredità che si può avere dal padre, dai genitori, ma soprattutto dalla figura paterna, con i problemi che comporta il rapporto tra padre e figli, la funzione del padre, quella di porre un limite al godimento del figlio, ma anche il tramandare l'eredità, insomma, no? Anche rappresentare una sicurezza, una continuità, l'origine, le radici. Insomma, non si può, secondo me, essere sereni, diciamo così, nella vita, una volta adulti, se non si è ricostruito il rapporto con il padre, con tutti i suoi limiti, con tutti i limiti che questo padre nell'età moderna ha, con tutte le sue contraddizioni. Però questo rapporto va ripreso, insomma, va ridefinito in modo tale poi da poter essere, come dice Rotta, alla fine, insomma, evacuati. Evacuati vuol dire lasciati nel mondo da soli, una volta che si è persa la sicurezza, insomma, legata alla presenza della figura paterna, a navigare da soli, insomma, incapaci poi di prendere in mano le redini del proprio destino. Roth in questo libro riesce a fare un romanzo che è in qualche modo autobiografico, però a ricostruire e a dare un senso alla propria autobiografia, tale che ognuno di noi è capace di vedere anche se stesso, il proprio destino, insomma, di allargare quella che è la sfera intimistica, personale, ha una dimensione molto più ampia, universale, insomma, è pieno di riflessioni, di sottigliezze anche dal punto di vista dell'analisi, dell'intuizione. Tanto è vero che anche Recalcati, insomma, no, ne ha fatto un po' un esempio di come può essere elaborata la figura paterna nel libro che lui ha intitolato, mi pare, Il complesso di Telemaco. Ho portato a termine questi due lavori, altri ce ne sono di aperti che vorrei concludere. Attualmente sto cercando di portare avanti, e spero di finire abbastanza presto perché non è un libro lunghissimo, il libro che si intitola Nel mare ci sono i coccodrilli, che mi è stato chiesto da un ragazzo, penso, no? Perché l'intenzione è anche di accontentare un pubblico più giovane, insomma, io ho constatato, no, di avere un pubblico che mi segue, che è fatto di persone adulte e di persone grandi e spesso di persone anche già acculturate, diciamo così, insomma, di persone che già conoscono, si occupano di letteratura e così via. Forse questi sono quelli che hanno meno bisogno. A me piacerebbe arrivare, ci ho provato con le fiabe, ma per ora lascio un po' sedimentare questa cosa. Comunque di fiabe ne trovate nel mio canale. Però mi piacerebbe arrivare a un pubblico più giovane, insomma, il pubblico degli studenti soprattutto, no? Ogni tanto ricevo dei commenti dagli studenti, i quali mi ringraziano perché
alcune mie letture, non so, in particolare mi pare L'amico ritrovato, Orwell, La fattoria degli animali, mi sono servite a risolvere un problema di interrogazione che avevano urgente e che dovevano risolvere per il giorno dopo, magari. Beh, mi piacerebbero che trovassero motivazione, spunto per arrivare alla letteratura e soprattutto per ascoltare libri invece di disperdersi in tante altre cose, forse molto più divertenti, ma non so se altrettanto utili. E da questo punto di vista mi rivolgo anche agli insegnanti, i quali insegnanti mi sembrano poco attivi nel segnalare la presenza di questo canale e nel far presente che i ragazzi che seguono questi insegnanti possono trovare molto materiale letto qui nel canale. E quindi questi ragazzi potrebbero essere stimolati dagli insegnanti ad ascoltare racconti, ad ascoltare estratti di libri, incipit, anche dei libri che studiano a scuola, che fanno parte del programma scolastico. Mi riferisco per esempio, non so, a Verga, Pirandello e tanti altri. Da questo punto di vista, a volte cerco anche di, come dire, di leggere anche delle cose che a me non è che entusiasmano particolarmente, ma che interessano molto il mondo dei giovani, mi accorgo, insomma. Mi riferisco per esempio a Lovecraft, che io non trovo un grandissimo, ma che invece il mondo dei giovani, anche gran parte del mondo degli adulti, considerano con grande venerazione. Insomma, anche da questo punto di vista io rispetto questa considerazione, cerco di leggerlo un po', mi diverte anche a leggerlo perché permette di usare un tono così, insomma, un po' divertente, insomma, quasi da favola, insomma, no? Un tono che si adopera un po' nel raccontare le favole. E quindi, insomma, tutto questo perché mi piacerebbe invogliare un pubblico giovane ad arrivare a questo canale. Mi piacerebbe anche instaurare un rapporto con gli insegnanti. Nel senso che, ma questo l'avevo anche detto una volta, che se qualche insegnante intende fare un lavoro su un particolare autore, fare ascoltare un determinato, far leggere determinati brani antologici, ecco, potrebbe contattarmi e io nel giro di un giorno o due, insomma, posso leggere un brano antologico, postarlo e questo potrebbe essere utile, insomma, perché credo che, dalla convinzione che mi sono fatto, insomma, anche dei ragazzi, che insomma preferiscano ascoltare piuttosto che leggere. A volte sentir letto un brano, piuttosto che leggerlo da se stessi, dove magari si rinuncia alle prime righe perché non se ne trova il senso, ma sentirlo da una voce, poterlo immaginare, poterlo ascoltare ad occhi chiusi. Insomma, e poi sentire bene o male, insomma, il calore di una voce che risuona emotivamente all'interno di un certo testo rende questo testo molto più gradevole, molto più fruibile, soprattutto quando il testo poi ha dei contenuti. E allora, insomma, insegnanti, se può essere utile per voi, e io penso che lo sarebbe, lo sia. Almeno per i più avveduti di voi, insomma, no? Se volete contattarmi, io leggo volentieri dei brani antologici che voi mi proponete, se magari mi mandate contemporaneamente anche, che so io, anche la foto delle pagine che volete leggermi, già IPG, insomma, tanto per avere un'idea, oppure un PDF, insomma, quello che vi capita, ma mi mandate il testo del brano antologico che volete che sia letto. Io lo leggo volentieri, se questo può portare a un miglior rapporto, a un avvicinamento anche di un pubblico giovane che attualmente non c'è, ma non essendoci poi, insomma, ho l'impressione che si disperda molto in altre cose, come dire, meno formative e purtroppo, insomma, non sono io a dirlo, insomma, la mancanza di ascolto, la mancanza di lettura fa sì che ci sia anche la mancanza di linguaggio, che ci sia un analfabetismo di ritorno, cioè la mancanza di comprensione
della parola, del testo. E questo poi, quando manca il linguaggio, come dice qualcuno, porta a comportamenti più emotivamente indotti, di maggiore aggressività, perché il linguaggio, se usato bene, permette di spegnere molta dell'aggressività, di controllarla, di trasformarla in parole, in comunicazione, quindi di interazione con l'altro e non soltanto di impulsi aggressivi. Quindi, insegnanti, sappiate che esiste questo canale che ha la possibilità di supportare, soprattutto gli insegnanti di lingua, di italiano ovviamente, no? Di supportare anche la vostra attività senza rappresentare un costo per voi, insomma. Contattatemi, perché ripeto, a me interessa raggiungere anche la popolazione giovanile, mi interesserebbe raggiungerla anche con il mondo delle favole, con le fiabe, e questo avrebbe bisogno del supporto dei genitori da questo punto di vista. Io di fiabe ne ho pubblicate parecchie, ho pubblicato anche, non so, anche tutte le favole di Esopo, per esempio, ho pubblicato qualcosa di Rodario, ho pubblicato moltissime fiabe di Calvino, tratte dalle fiabe italiane. Qui il problema è dei genitori, insomma, è quello di stimolare i bambini più piccoli, in questo caso, ad ascoltare. Se c'è questa corrispondenza, se mi si richiedono delle favole, insomma, se mi si suggeriscono anche delle fiabe, io le leggo e le posto volentieri. Insomma, il canale, secondo me, deve interagire con voi. Insomma, deve essere un prodotto di interazione. Insomma, deve essere qualcosa che è utile, altrimenti è inutile. Altrimenti è inutile stare qui, no? E fare questo lavoro. Ritornando invece al programma delle attività future, ci sono alcuni lavori che invece devo portare a termine e che ho cominciato, ma che devo portare a termine. Uno, nel mare ci sono i coccodrilli, come ho detto. Due, i diari di Etty Hillesum, opera anche questa molto bella, molto grandissima, no? Poi volevo portare a termine anche la filosofia del Badoir di De Sade, anche perché lì c'è un po' la descrizione di quella che è la perversione al giorno d'oggi, di cosa si intenda per perversione. Chi vuole capirlo meglio e chi vuole arrivare a quest'opera anche attraverso le parole di un grande psicanalista, Recalcati, insomma, no? Vada sul video Perversione e vedrà che Recalcati cita questo lavoro a questo proposito. E poi, insomma, l'altra cosa importante che però ci starà un po' per arrivare alla fine, proprio per le dimensioni del romanzo, è L'idiota di Dostoevskij. Ma ho intenzione di arrivarci alla fine anche dell'idiota di Dostoevskij. Poi, nel frattempo, succederanno comunque tante cose perché racconti brevi, in questo periodo ho letto un po' di racconti anche di Chekhov e altre cose ci saranno in continuazione. Ecco, diciamo che le linee portanti sono poi alcuni grandi romanzi e poi ci sono tante altre cose più brevi, insomma, no? Che verranno postate di volta in volta, in modo tale da arricchire il menu. Poi c'è, insomma, un rapporto che mi sembra di aver stabilito con alcuni scrittori esordienti, insomma, no? I quali mi contattano, magari mi propongono di leggere qualcosa che hanno scritto e io volentieri, insomma, leggo, ho letto dei racconti, dei brevi estratti, insomma, di lavori di questi scrittori esordienti. Di solito, così, come dire, il risultato per loro è stato anche abbastanza gratificante, insomma, mi è sembrato che la lettura è stata abbastanza gradita. Spero lo sia, io faccio del mio meglio, poi, insomma, poi non tutti ovviamente sono, come dire, possono essere gratificati o possono essere entusiasti del mio modo di leggere.
Io cerco di leggere in modo personale, di non leggere secondo un cliché già performato, che è quello della televisione, che è quello che passa attraverso alcuni canoni della recitazione. Questo lo dico a qualcuno che ogni tanto mi segnala che c'è una cantilena nel mio modo di leggere. È vero, a volte può esserci un po' di cantilena, ma insomma, la sento, cioè non è che mi renda conto, frequento, insomma, sto lavorando, anche stiamo preparando un lavoro con un attore importante, il quale mi fa notare quando c'è una cantilena in alcune battute di questo lavoro o quando mi lascio andare a una cantilena, però insomma, nel leggere è un po' diverso che nel recitare, uno perché uno legge a prima vista. Quindi non hai il tempo di prepararsi battuta per battuta, pausa per pausa, come succede invece quando si prepara un lavoro teatrale. Quindi si legge a prima vista, non è che si può leggere qualcosa come il Karamazov studiandoselo prima, insomma, non si arriva mai, insomma, si legge a prima vista. Però, insomma, la cantilena fa anche parte. Quando è controllata, quando non è una cantilena eccessiva, ovviamente, insomma, no, ho anche l'orecchio per capire quando questa cantilena è eccessiva. Infatti, molti video che ho fatto un tempo li ho tolti anche perché non mi piacciono più, insomma, sinceramente. Voglio dire, c'è anche una modalità per essere, come dire, per essere se stessi, per leggere o per fare una cosa come il proprio istinto ti porta a farla, non invece adeguarsi a quelli che sono dei canoni estetici già preformati, insomma. Io non devo entrare nel mercato attraverso, come dire, seguendo pedissequamente, non devo entrare in un mercato e quindi non mi devo confrontare con quelli che sono i canoni già predeterminati e di un determinato gusto espressivo. Voglio essere libero di esprimermi come voglio. Poi, se a qualcuno non piace, non mi ascolta, insomma, semplicemente può esserci una cantilena. Benissimo, fa parte del mio modo di essere, di esprimermi. Vi garantisco che è molto meno di quello che potrebbe essere o di quello che sento in molte altre letture anche fatte su YouTube. A parte questo, insomma, ogni tanto qualcuno, ma sono molto pochi sempre, insomma, mi piacerebbe fare un video un po' sui commenti che riceve questo canale, però in realtà, insomma, tutto sommato i commenti critici, sono abbastanza pochi e soprattutto a volte sono critiche fatte così, insomma, alle quali non vale neanche la pena di dar molta retta, non sono critiche costruttive, insomma, no. Talvolta cerco di rispondere semplicemente con una battuta ironica, ma sinceramente sono molto pochi. La gran parte dei commenti invece sono dei commenti lusinghieri, insomma, sono anche dei commenti che riconoscono come dire, il lavoro che viene fatto, la mole di lavoro che è stata fatta e che viene fatta, e vi garantisco che è una mole notevole, insomma, che il tempo di lavoro per produrre queste cose qua è grande, soprattutto quando lo si fa da soli. Da questo punto di vista dico, a volte si è anche molto stanchi. Quando si legge, poi, insomma, il file va in qualche modo corretto e quindi va riveduto. A volte mi trovo di sera che mi viene il sonno, insomma, a fare questo lavoro di correzione del file. E quindi può capitare che scappino dei momenti in cui la battuta è detta due volte, insomma, la parola è ripetuta due volte. E questo succede spesso quando hai dei colpi di sonno, insomma, no? Che ti passa via qualcosa, ma se si stanno tante ore su una cosa e lo fai da solo, è facile che qualcosa sfugga, quindi ogni tanto potrà sfuggire qualcosa, potrete sentire una parola che si raddoppia o due parole, una battuta raddoppiata, insomma, succede, ecco, ripeto, non è un prodotto professionale il mio, insomma, è un prodotto fatto così, artigianalmente.
questo punto di vista, io invito, tanto per rendersi conto di come funzionano le cose, a farlo. Cioè, quei pochi che mi criticano, provino a fare, non so, provino a prendersi un grande romanzo, provino a prendersi L'Idiota e provino a registrarselo loro, insomma, no? E a fare tutto da solo a casa, con i mezzi casalinghi che una persona normale può avere, non in uno studio, con le interferenze che ci sono in una casa normale dove si vive, dove tra l'altro non si vive neanche da soli, ci sono anche le persone, dove ci sono i vicini, insomma. Provino a farlo, provino ad arrivare alla fine e poi provino a postare il prodotto di questa cosa, solo per rendersi conto, insomma, di quello che ci sta o che ci dovrebbe stare dietro, bene o male, insomma, quando si arriva e se si arriva alla fine. Perché molti mi hanno chiesto, insomma, in realtà come si fa, cosa ci vuole, mi piacerebbe, ma poi difficilmente ho visto costoro pubblicare i risultati del loro interesse, insomma, no? Arrivare alla fine a concretizzare il loro proposito. Quindi, insomma, è un lavoro impegnativo che si fa volentieri perché insomma perché c'è una passione, insomma, no? Le cose si fanno perché c'è una passione, però è impegnativo, insomma, no? Quindi accettiamolo come viene. Io faccio del mio meglio, ma non sono perfetto. Se quello che esce è un qualcosa che riesce a interessare, riesce qualche volta a emozionare voi come spesso emoziona me, insomma, no? È un buon risultato, no? D'altronde vedo che le vostre iscrizioni sono molto aumentate, quindi devo un apprezzamento, insomma, quindi questo mi è di conforto. Per quello che riguarda i suggerimenti, gradisco molto i suggerimenti, sia quelli che vengono dagli scrittori esordienti, sia di coloro che mi suggeriscono soprattutto dei racconti, cioè delle letture brevi, cioè per letture brevi intendo letture che non superino la durata di misurata in minuti di mezz'ora, insomma, no? Ovviamente se uno mi suggerisce un romanzo di 20 ore di lettura, è un lavoro che richiede più di un mese e mezzo, lavoro a tante ore al giorno, ecco. Quindi da questo punto di vista è difficile, perché allora di romanzi ce ne sono tanti, insomma, no? E uno deve anche seguire poi il proprio istinto, la propria tendenza. Io vado anche molto al momento, insomma, a quello che sento in quel particolare momento, insomma, mi va di leggere quello che sento in quel particolare momento. Lo so che ho lasciato indietro, per esempio, Musil, ma Musi, L'uomo senza qualità, è un libro di 1700 pagine scritte fitte fitte, lo sapevo all'inizio, ma sapevo anche all'inizio che, come dire, che è un libro che è strutturato in maniera tale per cui no, non ha una fine, insomma, no, si può leggere quello che si legge e poi ci si può anche fermare. Ci si può fermare, si può anche riprendere, senza magari portarlo a termine, ma andare avanti in un tempo successivo. Per cui anche Musil, come mi è stato chiesto, potrebbe essere un lavoro che è rimasto sospeso, ma che potrà venire a essere ripreso, magari in parte, andando avanti ancora qualche decina di pagine alla volta. Non so bene quando, ma potrà. Altri romanzi, insomma, sì, li potete suggerire. A me piace avere dei titoli, insomma, che so che sono di vostro gradimento, però non posso promettervi perché sono uno solo, insomma, e già questo che cerco di fare mi occupa già molto tempo al giorno, insomma, e quindi, insomma, bisogna fare i conti con i limiti obiettivi, insomma, no? Della propria possibilità di fare, insomma, delle proprie forze, insomma. Ecco, detto questo, io vi ringrazio e l'appuntamento al prossimo video, alla prossima volta. Saluto.